Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, siamo alla vigilia della grande solennità di Pentecoste e vogliamo brevemente sia pregare sia meditare sulla preghiera allo Spirito Santo, perché questo è un grande tempo di preghiera, oggi e domani, è un grande tempo di preghiera in tutta la Chiesa, e penso anche che qualcosa ci sarà in paradiso, diciamo, nel regno di Dio definitivo, perché questo evento della Pentecoste si possa rinnovare in tanti cuori. Allora io ti invito a cantare, fare un canto di preghiera e poi ti spiego brevemente come rafforzare questa preghiera durante la giornata. Spirito di Dio, scendi su di noi, scendi su di noi, Spirito di Dio, scendi su di fondici, fondici, plasmati, plasmati, riempici, riempici, usaci, usaci, per invocare, per disporsi anche alla grazia della Pentecoste, abbiamo alcune vie importanti. La prima via è questa della preghiera personale, abituarci sempre più a pregare personalmente, come uno può, anche se non è una preghiera diretta allo Spirito Santo, la preghiera indirettamente è sempre un'invocazione della grazia di Dio. Quindi personalmente entrare in una preghiera sempre più profonda e anche sempre più cristiana, sempre più semplice. Poi c'è una seconda strada migliore, che è quella di pregare insieme agli altri. Ecco, specialmente oggi, cercare qualche momento di preghiera intensa con gli altri, o in famiglia, in casa, oppure in qualche chiesa o in qualche luogo di lavoro, pregare insieme agli altri. Anche perché la Pentecoste è un fatto comunitario nella stragrande maggioranza dei casi. Raramente Dio fa un'effusione grande di Spirito Santo quando siamo soli, soprattutto se siamo un po' lontani dalla Chiesa, divisi. Poi c'è un terzo elemento, un terzo livello della preghiera dello Spirito Santo, che è il desiderio. Il desiderio, desiderare una vita nuova, desiderare una vita piena, desiderare lo Spirito Santo. Sant'Agostino dice che se il cuore desidera è come se gridasse a Dio, un grido del cuore che Dio ascolta. Poi un ultimo livello è crescere nell'amare, amare sempre di più, sforzarsi di amare, perché lo Spirito Santo è amore, quindi è come se noi gli preparassimo il terreno, la culla, quando verrà in noi, allenarsi ad amare con quelle forze che abbiamo e quelle possibilità che abbiamo. Ecco, per questo anche per coloro che sono in zona di Messina, dico che stasera alle 20:30 su nella nostra aula della catechesi, non in cripta come dici in un primo momento, faremo una oretta di preghiera e di preparazione